Radio Incontro. Lisa Fabris, 16 anni di Chioggia, adesso andiamo ad incontrarla. Ciao Lisa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro di Terni. Ciao Lisa, allora tu sei giovanissima, stavo leggendo, 16 anni, vivi a Chioggia, studi lingue straniere? Sì, sono al terzo anno di ragioneria turistica. Benissimo, e sei nelle radio italiane dal 24 febbraio con tu il singolo d'esordio, giusto? Giusto. Brano dedicato al papà, che è stato per oltre 10 giorni, tra l'altro nella top 20 iTunes. Allora raccontaci questo pezzo, Lisa. Beh, penso che quale bambina da piccola non è stata innamorata del proprio papà? È un uomo che ti aiuta a crescere, che ti sta vicino nei momenti difficili, e pensi che da grande magari sposerai il tuo papà, però quando diventi grande, quando diventi adolescente, capisci che l'amore che provavi per il tuo papà è diverso di quello che provi per il tuo fidanzato, però deve avere lo stesso fine, cioè la stessa fiducia, lo stesso metodo, ecco. Bellissimo quello che stai dicendo. Tu hai vissuto questa storia, la differenza fra il papà e il fidanzato? Beh, il fidanzato proprio no, però per il papà sì, sono molto fortunata. Bella, bellissima cosa. Senti, allora, il tuo papà sarà sicuramente contentissimo, no, di te e di questo singolo. Sì, è molto contento. Ci credo. Dunque, questo singolo tra l'altro è pubblicato a gennaio, sì. Si è piazzato nei primi posti della classifica delle vendite online, sì. E per 10 giorni è stato nel top 20. Sì, io non me l'aspettavo per niente, perché non credevo potesse avere un po' questo piccolo successo. Certo. Mi aspettavo, non so, era la prima, quindi ho detto ma sì, ci proviamo, e invece ho avuto delle grandi soddisfazioni. Io voglio dire agli ascoltatori di Radio Incontro che ci ascoltano e non ci vedono naturalmente, che noi abbiamo pubblicato la copertina del disco di Lisa Fabris, e Lisa è davvero molto 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 bella. Complimenti. Grazie mille. Ci ho visto anche su Instagram, abbiamo anche postato l'appuntamento di oggi. Senti, questa canzone è stata scritta da? È stata scritta da Lino La Vista e l'ha prodotta Antonio Frodella della Free Recording Studio. Sì, che è il mio produttore. Sì, sì. E con il quale è firmato, mi dicono, un contratto discografico. Sì, sì. Stiamo lavorando. Stai lavorando. Come ti definisci, Lisa? Allora, definirsi è difficile. Però mi definisco come una ragazza un po' solare e disastrosa, perché ne combino una al giorno, sono talmente tanto spacciata, però mi reputo una ragazza abbastanza semplice, ecco. E tu sei a che anno? Ah, è di scuola? Sì. Al terzo anno di scuola. Al terzo anno, vai bene a scuola? Sì, penso sia molto importante, perché io spero di fare la cantante, però non è una cosa sicura. Quindi bisogna avere delle basi belle solide per... magari farò la cantante, magari farò l'hostess, però magari tutte e due. Però penso sia molto importante. È molto importante anche il fatto che tu studi lingue straniere, perché poi quando si canta e magari si ha successo e si va in tour, bisogna sapere le lingue. Sì, 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 dai, ci sta lavorando. Comunque l'importante è che tu vada bene a scuola, perché poi non so se è facile conciliare il lavoro scolastico con il lavoro della cantante, che magari ti impegna. Sì, diciamo che non è facile, però se una cosa ti piace ce la metti tutta. Senti, ad aprile uscirà il nuovo video, il videoclip ufficiale, in cui si evidenzia il significato di questo pezzo e del messaggio. Sì, infatti ora stiamo lavorando appunto, e speriamo che entro il primo di aprile uscirà questo video. Bene, allora l'incontro con il tuo produttore com'è stato? Il mio produttore Antonio mi seguiva su Facebook. Un giorno mi ha chiesto di andare nel suo studio appunto a Cabianca
per fare un provino, e da quel momento ho cominciato a frequentare la casa discografica, andare lì abitualmente, fin quando poi non abbiamo iniziato a lavorare un po' più seriamente, appunto da qualche mese, fin quando non è uscito il mio inedito. Senti, ma tu da quanti anni canti? Ho sempre cantato fin da quando sono piccola. Quindi ormai sei una cantante ormai decisa. Decisa sì, diciamo che spero nei buoni risultati, sono abbastanza determinata, ecco. Mi sembra che i buoni risultati ci siano, quindi... Sì, ecco, sì. Non ti resta che continuare su questa strada e credo che andrai lontano. Senti Lisa, un sogno nel cassetto, a te che sei così giovane, 16 anni, mamma mia. Beh, in realtà il mio sogno, a parte il fatto che secondo me diventare famosi non è importante, cioè è importante fino a un certo punto, la cosa importante è più arrivare alle persone con quello che dici quando canti. Non è importante avere tanta visibilità e essere riconosciuto ovunque. Secondo me quando fai una canzone e le persone iniziano ad emozionarsi con quella canzone, per me è già il mio sogno realizzato. Quali sono i tuoi artisti preferiti, sia italiani che stranieri? Non ho un artista preferito, diciamo che se ascolto una canzone e mi piace, allora l'ascolto sempre, però non è che ho proprio dei cantanti specifici che io ascolto. Ascolto sia le nuove uscite sia quelle vecchie, insomma. Se dovessi dire chi è la più bella voce femminile del panorama italiano, chi diresti? Io direi, sarei indecisa tra Mina ed Elisa. Lo immaginavo. Abbiamo avuto questa bella sorpresa di sentire Mina cantare e anche parlare nel video di Sanremo. Sì. L'hai seguita finalmente dopo diversi anni, è tornata un pochino vicina al suo pubblico e sicuramente hai ragione. Invece se dovessi dire qual è la più bella voce straniera, penso che Whitney Houston sia fantastica. Quindi tu sei sul genere melodico, perché se ti piacciono queste voci, evidentemente sei sul genere così nostalgico, melodico, italiano quasi. Sì, non dico che magari gli altri generi arrivino meno, però questo genere mi colpisce molto. Senti Lisa, se dovessi dare un colore alla tua musica, quale sarebbe? L'arcobaleno. Tutti i colori? Sì, perché penso che ogni cosa che completa la mia canzone o la musica sia un colore diverso. Tu sei una teenager, no Lisa? Sì. E quindi come concili la vita di una normale ragazza di 16 anni con quella di una cantante invece? Ma io sono normale tutti i giorni. E nonostante abbia fatto una canzone, penso non sia, cioè non è che sono diventata chissà chi, ecco, quindi anche se lo fosse sarei sempre la Lisa che sono. Ma i tuoi compagni di scuola per esempio che cosa ti dicono? Sono contenti, cantano la mia canzone, io mi emoziono perché quando le sento cantare la mia canzone fa una certa cosa dentro, no? Certo, però, certo. Cioè sono sempre tanto con i piedi per terra. E i tuoi professori lo sanno che tu sei una cantante? Sì, l'ho tenuta un po' nascosta all'inizio, poi però cioè, è normale, nei giornali hanno anche letto, quindi poi lo chiedono, allora inizio a raccontare tutta la storietta che, insomma, di questa canzone e della mia passione. Magari ti fanno cantare in classe? Sì, è successo tante volte, anche gli esami di terza media. Quindi... Va bene, quindi questo ti ha aiutato. Sì, molto direi. Certo. Sei anche musicista, Lisa? Sto iniziando a suonare il pianoforte. E ti aiuta molto nel canto? Sì, sono ancora alla base, mi sta aiutando appunto il mio produttore. Quindi non frequenti una scuola di musica? Frequento la scuola di canto, ma di pianoforte no. Ah ecco, frequenti la scuola di canto da molti anni, da quando hai cominciato piccolina? No, da qualche anno. Anche questo ti porta via tempo allo studio? Diciamo che porta via un po' di tempo, però volentieri, non è un peso, ecco.
è un momento di pausa dallo studio e mi dà veramente tanta felicità. Ci credo. E poi se riesci a cantare una canzone come questa, che poi ascoltiamo per intero. Dunque Elisa, io ti faccio naturalmente un grosso in bocca al lupo e lunga vita al lupo. L'ho sentito dire anche l'altro giorno da un artista, gli hanno fatto in bocca al lupo e lui ha risposto Herman Mehta. Sì, l'ho sentito anch'io. Mi ha fatto molto piacere perché scopro che molti artisti sono anche degli ambientalisti, degli amanti degli animali, quindi questo è molto importante. Dicevo, ti faccio un in bocca al lupo per la tua carriera. Vogliamo ricordare tutti i tuoi contatti, Lisa? Sì, certo. Allora, potete trovarmi su Facebook, sia nel mio contatto privato che è Lisa Fabris, e anche la mia pagina si chiama sempre Lisa Fabris. Certo, Lisa Fabris, con una B sola. Sì, poi sono anche su Instagram e ho un canale YouTube, quindi se vi va iscrivetevi e seguite insomma quello che pubblico. Certo, naturalmente noi registriamo questa chiacchierata, poi la manderemo in replica, come ti ho già spiegato, e poi la posteremo sulla pagina Facebook con il link per andarla a sentire sulla pagina YouTube. Grazie. Certo. Ci ha fatto molto molto piacere parlare con te, è stato molto carino. Voglio chiederti prima di lasciarti però quali sono i tuoi impegni futuri. Allora, a parte il fatto che appunto stiamo registrando il videoclip che uscirà appunto ad aprile, tra due mesi, sì, e sto già iniziando con il secondo inedito. Non vogliamo dire niente, neanche come si chiama, come si chiamerà? No, no, non si può. Non si può, lo so. No, perché siamo ancora in fase di lavoro, quindi niente è ben definito, ecco. Avete già scelto il tema del prossimo singolo? Sì, penso che un po' la delusione e la forza di andare avanti. Che bello! Prossima canzone. Quindi proprio ci inoltriamo nella musica italiana, melodica. Sì, sì. Anche per quanto riguarda i testi. Sì, perché i testi non è che io canto cose che non mi sento dentro. Quindi appunto avendo dei testi che mi toccano particolarmente sono ancora più felice. Naturalmente, scrivi tu i testi? No, e anche questa me l'ha scritta Lino La Vista. Musica e parole? Sì. Bene, certo. Bene. Allora, aspettiamo il tuo singolo, il nuovo singolo. Intanto ci godiamo questo tu, sì. E ce lo goderemo penso fino all'estate, giusto? Sì, sì. Ecco, aspettiamo il videoclip ad aprile. Sì. E poi ci sentiremo magari per il lancio del prossimo, oppure ci potremo sentire anche prima, ci racconterai come sta andando tutto. Certo. Ci dirai anche come sarà andata la scuola a giugno, ok? Va bene, grazie. Lisa, io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio lei. Ci ha fatto tanto piacere davvero, perché parlare con una giovanissima, sai, il mondo è vostro, nelle vostre mani, quindi sì. Tenete alto il nome della musica italiana, mi raccomando. Sì, certo. Ok? Certo. E ti faccio annunciare il tuo pezzo, vuoi? Sì. Ok. Annuncialo pure. Vi auguro un buon ascolto dell'inedito di Lisa Fabris che si intitola Tu. Eccolo qua, tu. Ciao Lisa, ciao. Un saluto, ciao. In bocca al lupo ancora. Grazie. Ciao, ciao. Il cielo è limpido quando tu stai con me. Dimentico tutti i problemi. Con te riesco a stare sempre bene. Tu mi fai ridere e mi sai prendere. Sei così particolare. L'uomo che io mi vorrei sposare e insieme a te camminerò senza fermarmi un attimo, darò me stessa e anche più, farò quello che vuoi tu perché mi dai fiducia in tutto ciò che fai. Io non smetterò mai di amarti, vedrai. La mia testa gira solo quando ci sei. Quando ti avvicini
vuoto l'attimo, mentre mi stringe a te il profumo dell'amore e l'odore delle rose che hai per me. Le tue coccole mi fanno stare bene, potrei stare ore ed ore.